Allora ragazzi, un saluto a tutti di nuovo. Questo sarà un video diverso dal solito perché vi ricordate qualche mese fa vi ho portato sul mio canale uno shorts dove vi raccontavo di come nasceva un mio contenuto qui sul canale. In quel minuto di video, in quel minuto di shorts, ho dovuto condensare il tutto in modo da farlo rientrare. Allora, cosa ho deciso di fare? Di farne un video completo e di tutti i passaggi completi prima, durante e dopo la creazione del nostro contenuto. Quindi, ragazzi, iniziamo subito, facciamo partire la sigla e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Io quando creo un mio contenuto, innanzitutto si parte dall'idea, perché è praticamente l'idea che poi diventerà video contenuto per il vostro canale. Allora, nel mio caso non tanto l'idea, perché poi comunque sono dei video abbastanza statici, se non per gli unboxing, i vlog, che quelli sono dei video naturali, e allora lì quei video vengono tagliuzzati da qualche parte, viene modificato un pochino, l'aggiunta un po' di musichetta sotto e via, si carica sul canale. Ma quando si tratta di video recensioni, nel mio caso, sono dei video strutturati ancora prima di girare le clip e il video principale. Allora, cosa faccio? Se si tratta della video recensione di un prodotto, prendendo in considerazione uno smartphone, cosa faccio? Tiro fuori una scaletta scritta, perché poi da quella scaletta scritta servirà in due punti ben specifici. Quella scaletta servirà sia per la creazione delle clip di presentazione mentre state parlando sotto la vostra voce principale, e sia sul video principale dove voi state raccontando il prodotto stesso. Quindi la prima cosa da fare è crearsi una scaletta con tutti i punti da portare nel video, girare le clip su quei punti da voi scritti e poi fare il video principale. E fin qua ci siamo. Adesso, prima di arrivare all'editing, cosa faccio? Vado già a pensare quella che sarà la copertina, il titolo e la descrizione del video stesso. Quindi cosa faccio? Prendo la mia fotocamera, comincio a fare qualche scatto al prodotto per scegliere quello che più mi piace, perché poi inizierò già a creare la miniatura del video stesso. Quindi apro Canva, perché Canva è colui che mi permette di creare tutte le miniature dei miei video. Una volta creata la miniatura, la esporto sul computer e sono pronto a creare già tutta la struttura del video. Quindi cosa faccio? Dopo aver creato la miniatura, apro Google Keep. Dato che già ho un preset tipo dei link già preimpostati di base, tra quelle che dovrò poi mettere in aggiunta nella descrizione, apro Google Keep, metto l'immagine della miniatura, metto già il titolo del video con tanto di hashtag se servono, e la descrizione del video stesso, una breve descrizione del video stesso che racconta in poche parole quello che dovrà poi succedere nel video, con i relativi hashtag se servono, il link del video stesso, e se state portando un prodotto, i link ai relativi acquisti. Quindi, insomma, nella descrizione vado ad inserire tutto quello che serve. Dopo aver creato anche già la miniatura, il titolo, la descrizione, tengo già tutto pronto per quando dovrò arrivare al momento dell'upload del video, ma questa è ancora una cosa un pochino lontana. Quindi cosa faccio? Ho registrato le clip, vado al mio computer, comincio a fare l'editing del video. Una volta che ho finito l'editing del video, faccio l'esportazione e sono pronto a caricarlo sul canale. Nella fase di caricamento del canale, dato che già mi sono portato avanti prima, ragazzi, posso già andare a fare copia e incolla del titolo, il copia e incolla della descrizione, andare a caricare la miniatura del video e, se servono, tutti i relativi tag
del video stesso se li avete preparati in precedenza. Quindi in questo modo, durante la fase di caricamento, oltre a mettere all'interno della pagina il vostro video, avete già tutto preparato e dovete solo attendere che il video venga caricato e, se volete, programmarlo per una data futura oppure farlo uscire all'istante, quindi pubblicare all'istante un video. Poi, nel mio caso, io un mio video lo porto come avviso anche sulla mia pagina Instagram, quindi lo sapete. Quindi nel momento in cui esce un mio video su YouTube, qui sul canale, cosa faccio? Mentre sto caricando il video, io vado sul mio profilo Meta Business, vado a programmare il post sia per la pagina sia di Instagram e sia di Facebook, in modo tale che quando esce il video sul canale automaticamente vengono pubblicati anche i post sulle relative pagine Facebook e Instagram, in modo che sia tutto sincronizzato, e volendo anche del blog stesso. Quindi, quando viene pubblicato il video, dato che già avete fatto tutto durante la fase di caricamento del video stesso, ma avete già pensato alla programmazione del post sulle varie piattaforme social, nel mio caso si aggiunge anche il blog, ragazzi, perché pensare già a queste cose prima di pubblicare un video vi porta avanti il 50-60% del lavoro, quindi vi togliete da dosso il 50-60% del lavoro e dovete solo pensare a quella che sarà poi la fase di editing, la fase di upload del video stesso sul vostro canale. Ed è così, ragazzi, che nasce un mio video. Quindi un vostro video, non so, che sia una video recensione, che sia un qualsiasi altro video, ragazzi, partite sempre dalla scrittura del video, perché in base alla scrittura sapete già cosa dire, cosa fare, cosa registrare e dove registrare soprattutto, perché anche quello è importante. Quindi non dico di prendere come appunto i miei consigli, di prendere in considerazione i miei consigli, però se riuscite prendeteli in considerazione, in modo da essere un pochino più strutturati nella realizzazione dei vostri contenuti. Tutto qua, ragazzi, nulla di particolare. Quindi da quel minuto di shorts che avevo pubblicato qualche mese fa vi ho portato un video interamente con tutti i miei consigli che potevo darvi nel realizzare un vostro contenuto. Adesso siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, fatemi sapere la vostra, come realizzate il vostro contenuto, da dove nasce un vostro contenuto, insomma, qua in basso nei commenti ditemi quello che volete. Quindi parliamo, diciamo, ditemi che vi risponderò tranquillamente da dove parte un vostro video, insomma, parliamo, l'importante che nei commenti si parli. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, è un grande supporto che mi date, a voi non costa nulla, è gratis, ma a me è veramente un grandissimo aiuto. Dove esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Mi trovate anche su Instagram, chiocciola MiticoSnake, ve lo ricorda il banner qua in basso, ma ragazzi, trovate tutti i link di riferimento ai miei social qua in basso in descrizione. Ecco, vedete? Già sapete che lì sotto ci sono tutti i vostri link, quindi andate diretti a dire che sono lì nella descrizione. Quindi ricordatevi, ragazzi, strutturare un video in questo modo, anche per la fine, è sempre una cosa che non potete mai dimenticare, i vari passaggi principali di un vostro video. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!